Benvenuti sul mio canale. Mele cotogne, un tipo di frutto non molto apprezzato sulla tavola. Le cotogne però, una volta che subiscono il processo di trasformazione in marmellate, assumono un gusto decisamente migliore. Una volta ottenuta la marmellata, la stessa può essere essiccata e tagliata a cubetti. Questo tipo di marmellata trasformata in gelatina è comodissima per chi si appresta a effettuare delle escursioni, perché ha un alto apporto calorico e non ha bisogno di sistemi di conservazione particolari per essere trasportata. In questo video vedrete il processo di realizzazione della cotognata che utilizziamo noi in famiglia e il processo di essiccazione sino all'ottenimento dei cubetti. Andiamo a vedere come procedere e buona visione. Il procedimento è molto semplice. Ho pulito le mie mele cotogne molto bene in acqua, le ho spazzolate, le ho tagliate in quarti, ho tolto i torsoli e le ho tagliuzzate a fettine sottili o cubettini, per dir si voglia, immergendole nell'acqua con succo di limone per evitare che si ossidino eccessivamente. A questo punto cosa farò? Lo vedrete nel video senza altri giri di parole, le sgocciolerò molto bene, le metterò all'interno di una pentola aggiungendo esattamente 2 bicchieri di acqua. Chiudo la pentola con un coperchio, la farò cuocere diciamo a fuoco medio finché la frutta non sarà completamente ammorbidita e completamente spappolata. A questo punto trasferirò questo composto omogeneo di mele e cotogne in un mini pimer nel mio caso. Non le setaccerò, quindi le frullerò completamente. A questo punto prenderò questa polpa che avrò ottenuto, lo infilerò nuovamente nella pentola e aggiungerò 600 grammi di zucchero di canna grezzo. Lo farò cuocere a fuoco lento per 40 minuti, mescolerò di tanto in tanto con un cucchiaio di legno ovviamente. A questo punto, quando vedrò che sarà tutto bello liscio e omogeneo il mio composto, aggiungo il succo di un limone intero e la farò cuocere per altri 5 minuti circa. A questo punto abbasserò il fuoco al minimo. Quando il bollore sarà calmato, verserò la confettura in una forma bagnata o direttamente su una carta forno, la spatolerò per bene, otterrò un foglio dello spessore di 1-2 cm al massimo. Chase the years away. At 83, the seeds of youth have all been planted. I see the harvest in a faded memory. Another morning, how I'd love to see my children, but they have all grown up and away to other lives. Jim is a doctor and Bill's a pilot. They don't call often. We lost Sarah in the fire of 65. Now the days are growing longer, and I am much too old for anyone to hold. How I wish that I was stronger to make the trip back home. Can I make it all alone? Another morning, feed the cat and watch the TV. It's days like this when I miss Catherine the most. I lost her last May when the sickness took her from me. But I still talk to her like she never left. Sono trascorsi 40 minuti da quando la marmellata ha incominciato a sobbollire assieme allo zucchero e effettivamente si è ridotta parecchio. Però la densità non è ancora ottimale. A questo punto però io devo costantemente mischiare la marmellata, diversamente tenderà ad attaccarsi al fondo e a bruciare. Questa è la consistenza ideale, cioè la marmellata stenta
a staccarsi dal cucchiaio. Ho raggiunto la consistenza ideale. La marmellata non si stacca più dal mestolo. Ho lasciato asciugare e raffreddare la marmellata all'interno di una teglia coperta con della carta forno per circa 24 ore. Poi l'ho tagliata a cubetti il cui spessore è più o meno di un centimetro e mezzo. Come vedete li ho inseriti nei cestelli dell'essiccatore, sempre su della carta forno perché altrimenti aderirebbe in modo definitivo alle griglie. Mi scelgo quindi il mio programma T4 e lo faccio partire. E direi che la mia cotognata ha già assunto l'aspetto di una gelatina. Dunque, però vedo che sulla parte che insisteva sulla carta forno la situazione non è ancora stabilizzata. Di conseguenza mi giro tutte quante le mie gelatine e le lascio ancora una notte e poi vediamo. Questo è ciò che rimane di un chilo di mele cotogne più 600 grammi di zucchero. Non mi resta che raccogliere le mie gelatine, che adesso hanno una ottima consistenza, non incollano più praticamente le mani, e inserirle dentro un contenitore di plastica per essere conservate e utilizzate quando serviranno, cioè durante le mie escursioni, ma non solo. Calorie. Allora, 100 grammi di mele cotogne con questa formulazione che vi ho appena detto, quindi con 600 grammi di zucchero, apportano mediamente 240 kcal. Controindicazioni. Beh, sicuramente per chi soffre di problemi con la glicemia da evitare, perché questi sono effettivamente un concentrato di zuccheri, non soltanto zuccheri della frutta, fruttosio, ma purtroppo anche zuccheri aggiunti, quindi zucchero classico, glucosio, e questo non va bene. Per il resto anche chi è sovrappeso è meglio che eviti questo tipo di alimento, perché effettivamente è estremamente calorico. Bene, con questo è tutto, quindi vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video.